Salve raga! Vedete? Sono qui che vi saluto. Bentornati su Dragon Ball Xenoverse. Questo è il primo episodio, dopo l'episodio 0, che era quello pilota, e nel quale mi sono dimenticato ovviamente di dirvi un po' la trama del gioco, vero? Praticamente è l'universo di Dragon Ball, come voi lo conoscete, totalmente ribaltato. Praticamente un'entità aliena a tutto ciò, mediante le pergamene nelle quali è custodita la storia, il passato, è riuscita a disseminare il caos, cambiando tutto ciò che era il passato. Quindi potremmo vedere il primo scontro tra Raditz, Goku e Piccolo, nel quale, come vi ricordate, Goku si sacrifica facendo uccidere Raditz da Piccolo e morendo pure lui. In questo caso Raditz si salva e muoiono gli altri due e noi dobbiamo intervenire, ma questo è già successo. E così per tante altre storie, tutto quello che conoscete su Dragon Ball qui è totalmente diverso, quindi andiamo alla scoperta. L'altra volta abbiamo fatto una missione secondaria, ora cercheremo di farne una primaria. Vediamo cosa ci dice il covo del tempo. Quindi andiamo subito al covo temporale, che non ricordo minimamente quale sia. Andare a distruggere Goku insieme a lui. Lui c'è. Cosa stai facendo? Dai, qui davanti a tu. Vai in bagno, per favore. Ok, andiamo qua. Consegna spazio temporale, non ci interessa. Oh, laggiù c'è Krillin. Andiamo a sentire cosa ci dice. Gli insegnanti sono potenti maestri di arti marziali a parte il corso della storia. Ne incontrerai diverse dove si parla con gli insegnanti, se riconosceranno la tua forza, ti accetteranno come allievo. Oh, sei un allievo. Usa la mossa suprema che ti è stata insegnata. Ho una mossa suprema, finalmente. Ok. Ehi, tu sei la persona di cui parlava Trunks. Sono Krillin, piacere di conoscerti. Ho sentito parlare di te. Bisogna proteggere la storia, a parte di te, violenti. Se vuoi ti aiuterò, grazie. Ma per evitare che ti ferisca, meglio che ti metta alla prova. Che ne dici, vuoi provarci? Ma sì, proviamoci. Ok, direi che la preparazione è completa, andiamo. Diventa l'apprendista di Krillin. Ok. Con tutti quelli che ci sono, proprio l'apprendista di Krillin. Vabbè. Che poi in teoria dovrebbe essere più forte tra i terrestri. Quindi per diventare suo apprendista lo devo coricare di mazzate. Niente di più facile, regola. Attenzione. Veloce però. Ce la posso fare. Prova sperata. Grado Z minimo. Oh, oggetto ottenuto. Capsula mix. Non so cosa sia. Attacco speciale combo di ori. Allora, l'importante, io non ho ancora capito come si fa a entrare nelle varie storie. Ho perso e molto tra. Grazie a cazzo. Ok. Tranza il posto lo spezzato, una fortuna, grazie. E che come se l'aveva più culo. Vediamo, forse ci siamo infilati in una storia. Ah, è qui che c'è Trunks, regola. Teoricamente, sì. Eccolo là. Vediamo se riusciamo a partire per una missione, finalmente. Sì che lo voglio l'incarico. Oh, vediamo che succede. Cosa andrà a bandista? Era 762. Yamcha, Tenshin, Gohan, Krillin, Piccolo, tutti schiantati. I Cybermen? Giusto.
qualcosa? Non era uno lo scimmione? Era Vegeta. Radice è morto, quindi quell'altro è Nappa. Doppiaggio giapponese fantastico. Niente, neanche quel Kaio che è una decima potenza. Andato. E non è messo bene contro due scimmioni, eh. Ecco, questa è una cosa che non c'era nella storia. Kono makimono ni mo rekishi no kaihen ga okotte imasu. Anata no chikara o kashite kudasai. Ragazzi, sono qui apposta. Io non parlo, ovviamente. Faccio gesti. Quella è una delle pergamene che vi ho detto all'inizio del video. Ogni pergamena ha un pezzo di storia, in questo caso cambiata, e noi dobbiamo rigenerarla nella maniera giusta. Era 762. Ecco, quando c'è quella aura lì intorno vuol dire che sono stati corrotti dall'entità. E eccomi qua, col mio fantastico pizzetto. E non parlo, ovviamente. Sconfiggi 20 nemici. Ma sì, ce la possiamo fare. Contiamone uno. Non so se ho equipaggiato. No, ora l'ho fatto fuori. Ecco, anche loro si fermano. Sono totalmente inerti. Fuori un altro. Come ti permetti? Maledetta la mente di mano. Non ho equipaggiato la mossa che mi ha segnato qui. Bravo Fusi. Perché adesso bisogna un'altra. Ma devo far fuori 20 di questi. Che sembrerebbe anche troppo facile. E ecco qua la mossa super. Ah, ma anche senza averla più paginata la posso usare. Oh, forse è quella che c'avevo già di default. Non ci ho fatto caso. E piantati nel muro. Lì c'è il muro invisibile, come li odio, il muro invisibile. Non ho visto se c'è un trampolino, ma mi sembrava di no. E un altro abbiamo fatto fuori. Ecco. Eccoti lì. Ho ritardo, comandi. Avevo fatto mezz'ora fa, però cosa di... Se ogni tanto mi paro, forse evito di farmi smoccolare a sti cazzo di nanotti. Dov'è? A chi? Dove? La mira? Finito? Mi sembravano 20. Ancora ce n'è anche uno bianco, che roba è? Questo qui colorato. E ti male detto perché hai detto. Così a casaccio. Non so neanche se ho preso qualcuno. Forse sì, perché ha un po' di bilancio. Dai.
Meglio quelli bianchi. Forse sono solo più resistenti. Ma non c'erano anche altri guerrieri con me? Sono rimasto da solo tutto insieme. Beh, li vedo tra poco se ne vuole. Questo lo disintegro. Ecco fatto. Non so come si ricarica l'aura. La aura. E appara ogni tanto un colpo, che bellezza. Dove sono gli altri? Non sa che devo far fuori quell'altro, potrei far fuori il solito. Basta, è già cadavere. Oh, mi ha fatto fuori uno di quelli. C'è pochissima energia, quanti me ne mancano? Ce l'ho fatta? Raga, è fantastico questo gioco qui. Grado. Ah, non so, vabbè, preferivo Z, mi fa un po' più... Oh yes. Torniamo al coma, andiamo avanti. 12 minuti, ma andiamo avanti, vediamo che succede. Andiamo avanti con la missione. Grazie, piccolo e piccolo, però bisogna ammettere. Ecco fatto, anche lui impossessato. Sconfiggi tutti i nemici. Ma va? Qui dovrebbe essere anche più forte lui. Ah, me la dava una mano piccola allora. Ma se si fa massacrare mi fa prendere anche me. Che succede? Ah, praticamente l'abbiamo denudato. Sì, questo, questo c'era. Esiste, quindi si sacrifica. E noi stiamo a guardare. Perché stiamo intervenendo? Andava bene, mi pare, mi sembra la storia lì. Non mi ricordo come si fa per inseguirli con le mosse. Coma e Krillin. Siamo un 3, dai. Krillin che poi dovrebbe essere anche il mio maestro. Un universo parallelo, perché qui mi sa che è proprio. No, non vi fate ammazzare. Che succede? È arrivato Goku. Vorrei ricordare che fino ad ora fa tutto io, Otto-sa. Ah, mettici mai te, su. Andiamo un po'. Nappa mette così di agatte.
カカロットは俺が相手をしてやる。Qui sarà un due contro due, ora. Guarda Vegeta che si preoccupa di Nappa. Siamo un po' una cavolata, li porta... Eccoci! Cazzo! Si è risvegliato tutto insieme? Vediamo se questo obiettivo fa qualcosa. L'ho visto tutte le volte. Forse se l'è parato però, maledetto. Cazzo. Neanche mi ha avvertito. Oh, che fai? No, non ci credo ragazzi. Mi si è buggato. Si era buggato il giocatore. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. No, mi si è buggato il joypad. Non riesco più a fare niente. Va bene, direi che per... Vediamo se riesco ad andare avanti così. Ok. Con la tastiera. Mi si è buggato il joypad. Infatti sta andando tutto dalla parte. Non sono io, giuro che non sono io. Là, il primo bug. Questo non titolerei il bug di Corri Forest. Ciao amici, ciao Forest. Allora ragazzi, ci vediamo domenica prossima con il secondo appuntamento. E cercheremo di andare avanti con la storia e di correre, perché non importa se sei... Se nasci gazzella o leone, ma l'importante è che corri. Ciao raga, mi raccomando, tanti bei mi piace qua sotto per la sua corsa. Stay tuned!